Signori, buonasera a voi tutti. Grazie di aver atteso qualche minuto come abbiamo a te per far finire la messa, la Santa Messa. Siete numerosissimi come sempre. Io direi di cominciare a chiamare gli ospiti, gli interventi, e cominciamo a chiamare Giona. Giona, dov'è il mio assessore Giona? Giona, prepariamoci. Seduto, seduto qui. No, lo so, adesso non ti abituare alla sedia, però insomma. Poi c'è Francesco Caratozzolo. Ignazio Campagna. E Carola Lonero, a cui manca adesso, se mi accompagnano una sedia, forse è meglio così. No, no, Carola. No, quale destino? Il tema di oggi saranno due i temi di oggi. I temi di oggi saranno lo sport praticato, quindi la pratica sportiva, e poi la cultura, che è molto poco praticata in questa città. Grazie di essere intervenuti, però consentitemi un momento un po' più triste. È giusto, non abbiamo sospeso la campagna elettorale perché ormai siamo a 2 settimane praticamente dalle elezioni, dall'11 giugno, però permettetemi di ricordare il dottore Mimmo Minasola. Il dottore Mimmo Minasola, eccellente medico, oggi veramente la città di Termini Imerese si è sempre trovato, è sempre stato un punto di riferimento della classe medica per i propri cittadini e come politico di questa città. Quindi veramente era giusto ricordarlo. Io partirei dal nostro assessore. Giona, se le politiche giovanili, soprattutto le politiche sportive, dipendono da te. E questo compito gravoso che ti abbiamo assegnato e che tu hai accettato, adesso devi portarlo avanti. A te. Buonasera a tutti voi. Sono Giona Agupong, nato a Lagos, Nigeria. Ho 43 anni. Di mestiere faccio il maestro di tennis. Ovviamente il tennis iniziamo sempre da piccoli, all'età di 4 anni, come questi bambini qua, e portiamo avanti per tutta la vita. Però oggi, sinceramente, quello che mi viene in mente oggi è un tema diverso da quello che normalmente si può aspettare, che è i genitori, il ruolo dei genitori. Molto spesso a me capita magari di parlare con qualche genitore e chiedo: il tuo figlio cosa fa come sport, attività? E loro dicono che niente, che è lui che deve scegliere, il bambino che deve scegliere lo sport. Allora, questo è un po' strano, perché il bambino non è che sceglie di essere nato in questa famiglia o nato in un'altra famiglia, non sceglie se diventare nero o bianco, sì, non sceglie andare a scuola, il tipo di scuola che deve andare il bimbo, e non sceglie se vuole fare il musulmano o il cristiano, no? I genitori sono loro che vanno e scelgono questo bimbo. Allora è inutile che dicono che il bambino che deve scegliere, siamo noi. I genitori, io non sono ancora genitore, siamo noi che dobbiamo scegliere per loro che, guarda, bisogna fare attività che porta sempre bene, ok? Questa è la cosa più importante. Poi, a livello della lingua, io ho notato che i nostri bambini a livello di inglese non sanno neanche comunicare bene. Questo è fare qualche programma che insegna anche i bambini come si dialoga allo sport in lingua inglese. E poi nasce il discorso della struttura, che è molto molto importante, che siano sempre messi bene e le strutture sono sempre adeguate per i nostri bambini. Ad esempio, alla villa io andavo lì a correre. E là ci sono un sacco di buchi per terra, non può essere, perché là si può anche fare male. Dobbiamo fare una pista dove le persone corrono e poi motivare le persone a uscire fuori a fare attività, soprattutto i giovani. Per adesso è questo che mi viene in mente da dire per ora.
Grazie. Va bene, continuiamo con gli interventi sullo sport. Francesco Caratozzolo, se vuoi parlare da seduto. Grazie. Devo dire, sono passati 10 anni dall'ultimo mio intervento pubblico di natura, tra virgolette, politica, perché molti di voi forse sapranno che nel 2004 io sono stato candidato e sono stato battuto in virtù di un voto democratico da Giunta, che non è il candidato di oggi, ma è il padre dell'attuale candidato. Prima permettetemi di spendere due parole su Giona, è una persona meravigliosa che io conosco da 10 anni e ho capito lo spessore di questo personaggio quando circa 12 anni addietro mio figlio mi disse: voglio cominciare a giocare a tennis, era un bambino che arrivava a metà della rete, e alla prima o alla seconda lezione ho visto che questo signore parlava con Andrea in inglese e in francese. Al che io gli ho detto: scusa Giona, ma come mai non parli di italiano? E lui mi disse: Francesco, l'italiano tu lo conosci, tua moglie lo conosce, io non lo conosco bene come voi, ma voi non conoscete le lingue e io ho il dovere di insegnare le lingue ai vostri figli. Questo è Giona, una persona che ha vissuto e vive, io dico, nel futuro. Avrete modo tutti voi di poterlo apprezzare, perché sono certo che avrà la possibilità, con il successo di Pippo Preti, di ricoprire la carica che gli è stata conferita. Io, se voi me lo consentite, perché l'età ormai avanza, io non è mia abitudine leggere, prendo però soltanto dei piccoli appunti che mi danno la possibilità di sviluppare un discorso organico. Mi è stato chiesto di parlare di sport perché forse sarebbe stato meglio chiederlo a mio fratello, che è ancora una freccia che corre lungo le vie di Termini Imerese con grandissima capacità, ma devo dire abbiamo un assessore donna che ha le stesse caratteristiche podistiche e non è da meno. Mi è stato chiesto di parlare di sport e io non mi sottraggo, ringrazio Pippo, anche se devo dire che secondo me in questo momento Pippo trema. Trema perché mi ha detto: intervieni e sviluppa il discorso nelle forme che tu lo vorrai. Però dice: sono convinto, perché conosco la tua libertà di pensiero e la tua assoluta indipendenza, che all'interno del discorso potresti anche, come dire, andare fuori dai canoni, apparentemente andare fuori dai canoni dello sport e della cultura. Potrei io fare un intervento di pochissimi minuti, dire che a Termini lo sport non esiste, dire che a Termini le strutture sportive non esistono, dire che a Termini la cultura è stata massacrata e dissacrata e non esiste, e faremmo un discorso, come dire, il compitino da ipocriti, dicendo quelle poche battute e quelle poche parole che tutti noi, quei concetti che tutti noi conosciamo. Ma lo sport e la cultura che cosa rappresentano in una società civile? Lo sport rappresenta la crescita, ecco, come diceva Giona, delle giovani generazioni, la formazione di personalità strutturate che vivono nella lealtà, nella correttezza, nella capacità del confronto. La cultura rappresenta, e la professoressa Minà, altro validissimo assessore che è stato designato, sa quali sono i cardini che disciplinano i concetti di cultura, rappresenta la crescita morale e intellettuale di un cittadino. E allora il sillogismo è questo: non esiste un cittadino consapevole che non sia un cittadino che ha vissuto nello sport e ha vissuto nella cultura. Noi abbiamo la necessità di creare le condizioni perché questi due strumenti, queste precondizioni, come io le chiamo, possano costituire oggetto di valutazione e di, come dire, gli elementi fondanti di una personalità. Perché un soggetto che vive con questi criteri e con queste formazioni mentali o culturali diventa un cittadino consapevole, un cittadino che è sgravato dal bisogno e un cittadino che è sgravato dalla compressione della politica. Ma De Gasperi diceva, se non ricordo male era lui, conoscere per deliberare.
è fondamentale. Quanti di noi conoscono le dinamiche che governano e che hanno governato questa città? Ed ecco che lì sfuggo un attimo dal concetto, perché purtroppo noi abbiamo avuto, caro Pippo, negli ultimi 20 anni una serie di soggetti che hanno dissacrato e massacrato, o meglio, si sono assolutamente disinteressati dello sport e della cultura. E oggi noi viviamo in una realtà socio-economica che paga un prezzo elevatissimo per questa mancanza di attenzione a questi due, come dire, a queste due direttive fondamentali. Oggi noi viviamo in una, è inutile negarlo, dobbiamo fare anche un po' di politica, perché se io sono qua e sono intervenuto in tuo favore manifestando questo affetto perché ho fatto una, ho valutato e ho deliberato, è chiaro che mi sto schierando ed è normale che io sia un soggetto che fa campagna elettorale per Preti. Non ho nulla da chiedere, anzi vi dirò di più. Mi aveva chiesto di fargli l'assessore in epoca non sospetta, circa un mese e mezzo addietro, io dissi che per ragioni professionali, per ragioni familiari eccetera, non ero assolutamente interessato. Quindi sono un soggetto assolutamente libero che non ha nulla da chiedere. Però ha scelto il miglior candidato, secondo me, possibile in questa tornata elettorale. Usciamo fuori dalle ipocrisie, caro Pippo. 20 anni di malgoverno a termini non sono 20 anni di malgoverno frutto di una alternanza politica, sono 20 anni di malgoverno che hanno una matrice politica, e questa matrice politica è la matrice dell'onorevole Lumia. Io sono stato battuto nel 2004 e nel 2004 sono stato battuto dal dottor Enzo Giunta, che era un esponente, un rappresentante della coalizione dell'onorevole Lumia. Dopodiché abbiamo avuto un breve interregno di Purpi, abbiamo avuto una riproposizione di Giunta e poi abbiamo avuto 7 anni di governo Burrafato, altro soggetto espressione di Lumia. Oggi io mi chiedo, i candidati siete tutti delle persone assolutamente per bene. Penso Pietro Sorce, professionista di livello, professionista di spessore, ma ricostruire termini. Ma quando noi facciamo gli slogan, ci riflettiamo, ricostruire termini. Ricostruire presuppone qualcosa che è stato distrutto. Ma da chi è stata distrutta questa Termini Imerese? Da 20 anni di malgoverno di matrice dell'onorevole Lumia. Ma il candidato Sorce è espressione dell'onorevole Lumia, è inutile negarlo, quindi siamo nella piena continuità della gestione Lumia. Altro candidato, il professore Fasone. Professore Fasone, anche lì uno slogan molto, come dire, accattivante: nessun compromesso. Premetto una cosa, che il compromesso in politica, caro Pippo, è il cardine della democrazia. Il compromesso in politica è la mediazione di interessi e di tensioni politiche contrapposte che in una democrazia parlamentare o in una democrazia consiliare trovano la corretta sintesi per poter rappresentare le esigenze di tutti i cittadini. Un politico che dice, che individua nel compromesso politico un aspetto negativo, è la negazione della politica. Il massimo della rappresentazione del compromesso, forse qualcuno dimentica, che noi lo abbiamo avuto nel momento in cui fu varata la Costituzione della Repubblica. Fu il massimo del compromesso tra la sinistra o i comunisti del tempo e la Democrazia Cristiana. Si trovò una sintesi che doveva pacificare l'Italia. Quello è stato il massimo compromesso, e quindi la parola compromesso in politica è una parola nobile. È la mediazione degli interessi. Ma vado oltre. Se noi lo intendiamo il compromesso come una intesa volta a dire io non accetto determinate richieste, ci sta, e questo è nobile, però dobbiamo essere poi coerenti. Io in politica sono sempre stato coerente, caro Pippo.
La coerenza è quella che mi impone che nel momento in cui io adoperavo delle scelte, anche se sapevo che quelle scelte avrebbero compromesso, e ne ero certo, il mio risultato elettorale, la mia coerenza mi imponevano di non accettare quelle scelte. Ma oggi io nella designazione degli assessori trovo 4 assessori designati da te in prima battuta, e questo è un elemento di chiarezza fondamentale. E nella designazione di Giona io trovo, come dire, la capacità di respiro della tua candidatura, la capacità di uscire fuori da schemi preconcetti, la capacità di avere una visione ariosa del futuro. E se questi sono i presupposti, non c'è dubbio che nella tua azione amministrativa tu avrai questa stessa capacità, questa ventilazione che non potrà che portarti a gestire bene, al meglio, Termini Imerese. Ma dicevo, bisogna essere coerenti. Ma quando al primo passaggio si deve misurare la tua coerenza, e poi, anziché designare 4 assessori per fare chiarezza, ne designi 2, e quei 2 sono il frutto di una sintesi di antitetica politica che si chiama Piro e Battaglia, io ti chiedo, dov'è questa coerenza? Cerchiamo di essere chiari, cerchiamo di svegliarci, cerchiamo di avere, cioè oggi io dicevo, la cultura e lo sport. Non è più dato permettere a soggetti che non abbiano determinati requisiti di gestire la cosa pubblica. L'altra sera c'era un convegno al Circolo Stesicoro ed è intervenuto il già rettore, professore La Galla, il quale disse: dobbiamo creare le condizioni perché gli uomini di cultura, gli uomini consapevoli, gli uomini che possono apprezzare tutte le necessità e le tensioni sociali, si riappropriano della gestione della cosa pubblica nell'interesse del pubblico, nell'interesse della cittadinanza. Noi non possiamo più permettere che... è un'ulteriore tornata elettorale, ma voi vedete come è scesa una cappa su Termini Imerese. Cioè sembra che Termini Imerese si stia andando al voto perché è scaduto il quinquennio. Non è così, sono successi fatti gravi che hanno portato, purtroppo, e tutta la città ne ha pagato il prezzo, hanno portato alla, tra virgolette, destituzione del Burrafato. Ma nessuno ne parla, perché, caro Pippo, i tuoi avversari politici, che sono tutti legati da un unico comune denominatore che si chiama Lumia, non hanno interesse a smuovere queste acque. Non hanno interesse, devono tenere tutto sotto traccia. Si deve ammantare Termini di una cappa. E vado a chiudere. Riflettete su un aspetto. Il commercio a Termini è finito. L'industria a Termini è pressoché finita. Se noi consideriamo l'area industriale, è un deserto o un cimitero di vecchi relitti. La Fiat a Termini ha chiuso lo stabilimento, e pensate bene, noi riteniamo di avere avuto parlamentari di livello e di respiro nazionale che non sono riusciti a evitare la chiusura di Termini Imerese, e lo stabilimento Fiat di Termini Imerese è l'unico stabilimento in Italia che è stato chiuso da Marchionne. Questa è la incapacità politica di chi ha governato per 20 anni Termini. E poi c'è un altro elemento simbolico che è l'emblema del fallimento della gestione di 20 anni di Termini Imerese. Il Ponte San Leonardo. Siamo stati fortunati che non c'è scappato ancora il morto, perché quella è una zona pericolosissima. Da 12 anni il Ponte San Leonardo, che è un'opera che andrebbe ripristinata secondo me in poche settimane, per 12 anni ancora, da 12 anni non viene ripristinata. Questa è o incapacità o insipienza, o vado oltre, non gliene fotte niente a questi di Termini Imerese, non gliene fotte niente, caro Pippo, non gli interessa nulla. Chiama il genio, in 3 giorni te lo fanno, e vai a dirimere la questione se è di competenza dell'ANAS o meno.
E se di competenza dell'ANAS metti e fai una diffida e messa in mora, in modo che se ci scappa il morto, il funzionario si copre le spalle in una settimana, ti ripristina tutto. La verità è che non gliene fotte niente. Scusate i termini. E poi abbiamo dei politici che io paragono a dei pipistrelli che hanno perso il radar. Il pipistrello non ci vede, è cieco come me. E allora lancia dei segnali, il segnale batte contro l'ostacolo e torna indietro. All'inizio di questa campagna elettorale, in una domenica piovosa, stavo raggiungendo casa di mia madre in Corso Umberto e vedo un assemblamento all'altezza del cinema, del supercinema. E vedo Gianfranco Miccini. Gianfranco Miccini che stava intervenendo in favore del candidato sindaco Francesco Giunta, figlio di quel Giunta che per 10 anni era stata espressione di Lumia. Ma il Francesco Giunta non era un ragazzino come mio figlio Andrea, che 10 anni fa aveva 3-4 anni. Quando il padre era sindaco, anche egli gestiva la cosa pubblica, era responsabile del carnevale termitano, responsabile della Proloco, era l'anello di congiunzione anche dell'attività politica del padre con certi strati sociali, infatti è molto ben inserito in alcuni strati sociali. Ma a me non interessa di parlare di Giunta, a me interessa di parlare di Miccichè, il quale con una nonchalance 2 anni prima saliva sul palco con Crocetta e creava le condizioni politiche perché Crocetta diventasse con il 12,5% del voto degli elettori siciliani presidente della regione, con i disastri che sono anche lì sotto gli occhi di tutti, con una politica schizofrenica e con atteggiamenti schizofrenici quando va in televisione, per oggi ritrovarsi tranquillamente da questa parte. Quindi di nuovo quel pipistrello che ha perso il radar e quindi non sa più orientarsi e va sbattendo a destra e a manca. Allora vedi Pippo, queste sono le ragioni che mi hanno portato a schierarmi al tuo fianco, senza chiedere nulla come è mia abitudine, soltanto per il piacere di affrontare l'arena, perché io ritengo che in questa città io ci vivo. Ho preteso che i miei figli nascessero a Termini Imerese nella struttura ospedaliera dove l'amato Mimmo Minasole per tanti anni si è fatto apprezzare in favore dell'uomo di grande umanità. Mimmo, c'è bisogno di... non c'è problema, è domenica, poche ore fa un amico mi diceva, io gli telefonavo e mi diceva portami tuo padre, ma è domenica. E vabbè, allora un medico la domenica ha il dovere di lavorare, non ci sono problemi. E quell'umanità lo faceva apprezzare anche nell'ambito della politica. Quindi io in te ho ravvisato, e spero di non sbagliarmi, perché se dovessi avere una resipiscenza, vedi che sarò il primo a ritirare la fiducia che ho posto per quello che possa valere la mia fiducia nei tuoi confronti. Io ritengo che tu hai le qualità morali, le tensioni e la volontà di poter gestire Termini Imerese con chiarezza, con capacità amministrativa, e soprattutto io sono convinto che non si potrà dire mai di te non gliene fotteva niente di Termini Imerese. Grazie. Grazie Francesco. Questo endorsement non richiesto. Cultura e sport ci sono serviti per entrare nel momento, come elemento di partenza. E adesso diciamo torniamo con i piedi per terra, perché abbiamo volato alto anche da un punto di vista retorico. È un'eloquenza quella di Francesco Caratozzolo che non è uguale a Termini Imerese. Sarà difficile chiudere questo comizio poi. E allora Ignazio, ci vuoi parlare un po' di quello che voi state facendo con la vostra associazione, di quello che Termini Imerese non vi fa fare nella vostra associazione, di quello che altri comuni vi permettono di fare con la vostra associazione? Parlaci un po' di quello che è lo sport a Termini in forma associata. Allora, buonasera a tutti, sono Ignazio Campagna, presidente della SD Termini Bike. E allora, diciamo, la nostra realtà è abbastanza numerosa, siamo 32 atleti, siamo stati dal 2003 nel territorio, anche se la maggior parte diciamo che non ci conosce comunque, o fa finta di non conoscerci, perché andiamo su questo piano. Tanti anni fa, non so quanti anni fa, è stata annoverata la Termini come cittadella dello sport. Non so a quale titolo hanno dato questo titolo, sia
Termi, Castelbuono e poi c'è un'altra città del nord Italia. Difficoltà sono tante, come diceva anche l'avvocato. Noi non facciamo una manifestazione dall'ultima, quando c'era il sindaco Pulpi, quindi immaginate a Termini Imerese. Da un paio d'anni siamo stati adottati dal comune di Trabia, dove domenica scorsa, nonostante la concomitanza di altre tre gare nella provincia, abbiamo sforato i 140 partecipanti. Quindi per noi è stato un grossissimo successo, come abbiamo rappresentato Termini nel territorio di Trabia. Dico, questa è una nota un po' stonata, dove il sindaco ci ha accolto tutte le autorizzazioni che fanno capo, perché tra forestale, comune, carabinieri, non vado ad aggiungere altro. Diciamo che difficoltà sono tante, dalle autorizzazioni anche lo spirito che c'è, nel senso avere un po' di comprensione quando facciamo le nostre gare. Purtroppo noi facciamo gare di biciclette o da un paio d'anni ci siamo dedicati anche al podismo, al trail, dove diciamo anche la nostra, che abbiamo degli atleti che sono abbastanza attivi, abbiamo 3-4 campioni regionali. A fine mese andremo a Cortina d'Ampezzo a rappresentare Termini Imerese a Cortina d'Ampezzo, che non è indifferente. Saremo sull'Etna a fare la 03.000, quindi la nostra situazione è abbastanza attiva, a discapito di chi diciamo già ha voluto mettere botte e bastoni fra le ruote, perché forse a Termini di sport esiste soltanto il calcio e la nota gara automobilistica e basta. Dico, a Termini non esistono altri sport. Questo dispiace tanto, e poi le strutture che mancano anche per i più piccoli, perché noi purtroppo l'età nostra va dai 25 a in salire, perché forse si comincia a prendere la bicicletta quando si mette un po' di pancetta, quindi dobbiamo pensare pure a vedere un po' prima questa situazione. Io ringrazio di questo intervento, perché questa è la prima volta che io parlo in pubblico. Parlare della mia associazione, della nostra associazione, dove è presente anche il vicepresidente Bartolo Callari, dove anche lui diciamo è parte attiva della nostra associazione. Abbiamo dato, come dico, l'anima, il cuore, come ha detto qualcuno domenica in un discorso che ha fatto commuovere un po' tutti, e qua c'è gente che non mi può smentire. Io auguro un in bocca al lupo a Pippo, e molto, voglio dire, diamo forza a questa associazione, perché ne abbiamo tanto ma tanto di bisogno. Grazie. Abbiamo visto quanto il volontariato stia facendo, l'associazionismo stia facendo a Termini Imerese, e quanto manchi invece di contributo pubblico, di strategia pubblica, come il comune lasci praticamente solo i suoi cittadini, sia individualmente sia in forma associata, senza arrivare diciamo a delle frasi fortissime che comunque ci stavano tutte. Ci rendiamo conto della distanza fra i cittadini, fra la qualità dei suoi cittadini in forma privata, in forma associata, e quella che invece il comune e tutti la classe dirigente che finora l'ha gestita. Abbiamo finito sullo sport. In realtà sullo sport si poteva dire tanto altro, si potevano coinvolgere tante altre associazioni. Volevamo fare noi una sorta di carotaggio, perché poi in realtà fatto parlare un'associazione, Ignazio ne ha parlato benissimo, quindi se era la prima volta te la sei cavata proprio in maniera eccellente, non egregia, ma in maniera eccellente. Non che gli altri sport stiano meglio, anzi assolutamente il contrario, in qualche caso stanno addirittura peggio, perché possiamo dire che quantomeno il ciclismo non necessita strettamente di strutture, mentre molti altri sport necessitano anche le strutture. Potremmo parlare di quello, ma lo farò poi nel mio intervento di chiusura. Passiamo alla cultura e poi chiudo dopo, e anche lì stiamo parlando, non si tratta, Termini Imerese non deve inventare, può anche fare, ma non deve inventare, deve guardare le buone pratiche, deve guardare cosa funziona nei comuni vicini, cosa funziona nei capoluoghi, quali parti della Sicilia vanno avanti, quali parti della Sicilia vanno indietro. Ecco, un giorno ero andato alla manifestazione insieme a molti amici, ai loro figli, alle mie figlie, a vedere la Via dei Tesori a Palermo. E in via Macheda ho incontrato Carola Lonera, che aveva partecipato all'organizzazione delle manifestazioni correlate con la Via dei Tesori, e le ho detto: Carola, probabilmente questo nostro incontro, fra qualche mese mi candiderò a sindaco di Termini Imerese. Mi dai una mano? Mi dai una mano sul programma culturale? Mi dai una mano a portare questa manifestazione eccellente a Termini Imerese? E lei mi ha detto:
Sì, ne parliamo qualche volta e siamo venuti a parlarne proprio in questa piazza. In questa piazza ci siamo incontrati, in questa piazza Carola ha consentito a guidarmi sulla parte culturale del programma, un programma che poi andremo a svolgere ovviamente tutti insieme con i consiglieri comunali, con tutti i candidati, con la città, guidati dalla nostra assessora Rosa, che in questo momento non vedo, sarà da qualche parte. Detto questo, Carola, illustraci le vie del tesoro, quello che hai preparato per noi per costruire e rafforzare l'identità dei termitani e farci prendere consapevolezza della nostra città. A te. Grazie. E allora, eccoci qui. Molti ci conosciamo, fondamentalmente ci conosciamo tutti. Molti di noi, molti tra in questa spiaggia abbiamo la stessa età, siamo stati a scuola insieme, abbiamo fatto anche dei percorsi insieme. Ed effettivamente Pippo ha ragione, non c'è niente da inventare. E sono contenta di essere qui, anche se voi lo sapete, io non ho mai fatto politica attivamente, ma mi sono sempre occupata della città dal mio punto di vista, con lo studio, con l'impegno sociale, con l'impegno a scuola. Però sono contenta di essere qui perché questa piazza è l'esempio di come dal bene comune e dall'impegno della gente che la usa e la fruisce si può trasformare un luogo anonimo in un bel luogo. Cioè, guardatevi in giro. Questa piazza è diventata, grazie anche alle attività commerciali che ci sono qui, all'amore che ci hanno messo, anche la necessità di trasformare un brevissimo tratto in un tratto pedonale in un piccolissimo salotto della città. Non c'è stato uno sforzo economico quasi irrisorio per raggiungere tutto questo. E da questo esempio, su questo esempio dobbiamo ragionare, da questo esempio dobbiamo partire. Pippo diceva bene, in realtà ci sono tante buone pratiche in giro e quando ci siamo incontrati, io non lo conoscevo, sei mesi fa a Palermo, ad ottobre, avevo partecipato alla produzione di una parte delle vie dei tesori, che è le vie dei tesori kids, cioè una serie di attività legate alla fruizione dei monumenti per i bambini, perché da anni mi occupo di questo aspetto. Il successo, non so per chi conosce la manifestazione della Via dei Tesori Kids che andrà a essere poi replicata, è stato notevole. Ma cos'è che abbiamo creato? Abbiamo creato semplicemente gli spazi che già esistevano. E in questi spazi sono stati creati dei laboratori. Dimmi. Mi dicono che? In questi spazi sono stati creati dei laboratori e sono stati dati a delle associazioni che avevano un tema da svolgere e il tutto si è svolto nell'armonia generale, mettendo insieme in 5 fine settimana un numero veramente notevole di famiglie e di bambini che hanno partecipato. Notevole intendo che sono stati più di 500. Palermo sì è Palermo, ma Termini è Termini, cioè pensiamo un attimino alla nostra città, chiudete un attimo gli occhi e immaginiamola, immaginiamo soltanto quello che abbiamo, immaginiamo che in quello che abbiamo ci sono dei ragazzi, degli adulti, dei bambini che usufruiscono gli spazi che già ci sono per presentare la chiesa, la piazza, la storia che ogni città ha dietro, le storie che ogni città ha dietro. Queste devono essere semplicemente prese, scritte, raccontate, mostrate in un ambiente sereno, pulito. Ma, come diceva Sant'Agostino, tanto per fare una bella citazione come quella che ha fatto Francesco, la città non è fatta dalle sue mura, la città non è fatta dai suoi edifici, la città è fatta dai suoi abitanti. Quindi, ed è fuori veramente da ogni retorica. Il bene comune è un bene che appartiene a tutti. Le piazze, le strade, le città, gli edifici, le chiese non appartengono a qualcuno in particolare, appartengono a noi. Ed è giusto che noi utilizziamo queste strutture in maniera congrua, chiedendo tutte le autorizzazioni possibili, per utilizzarle, per farle conoscere prima a noi stessi, alla gente che frequenta Termini, che è di Termini, ai nostri ragazzi. E poi successivamente aprirli anche al territorio. Palermo, ormai la via dei tesori a Palermo è arrivata a una, mi sembra la sesta edizione,
sono più di 10 anni che ci lavorano. I primi anni erano soltanto 4 monumenti, adesso sono arrivati a 98. Sapete che la città è in subbuglio completamente per 4 fine settimana, 4-5 fine settimana d'ottobre. Non è che una situazione del genere non può essere facilmente replicata. Semplicemente bisogna organizzarla con tante associazioni che già esistono a Termini, che si occupano di cultura. Quando noi pensiamo alla cultura non dobbiamo soltanto pensare al manoscritto del 300 che si trova in biblioteca, che è meraviglioso, che è alla croce del Ruzzolone che si trova nella Chiesa Madre, che è un pezzo unico della nostra Sicilia, ma dobbiamo semplicemente pensare alle storie che troviamo all'interno di queste mura, di questi alberi, di queste chiese, che devono essere raccontate, sbriciolate, grazie, e rese fruibili per tutti, perché la curiosità è quella che ci spinge ad andare avanti. Noi non vogliamo essere davanti a un'opera e che ci venga spiegata dal professore di storia dell'arte, che nelle sue spiegazioni probabilmente accuratissime noi riusciamo a cogliere il 10% di quello che dice. La città deve essere presa, offerta ai cittadini, specialmente ai ragazzi che hanno tante capacità, manca loro, come dire, la speranza di poter essere utili. Le competenze già le hanno, ma le svilupperanno col tempo, perché anche loro devono crescere. Ma se non diamo loro la possibilità di crescere, sbagliare, non le avranno mai. Quindi, con Pippo noi abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato anche di tante altre cose, però fondamentalmente ci deve essere, secondo me, in un progetto globale di fruizione della città, innanzitutto la collaborazione. Innanzitutto ci deve essere la presa di coscienza, che non è cosa da poco, che noi, il bene comune, è una cosa che appartiene a tutti, ci appartiene di già, non è che lo dobbiamo chiedere, lo dobbiamo semplicemente utilizzare. Il comune di Bologna qualche anno fa ha sviluppato proprio questo concetto, il concetto del bene comune, che è stato sviluppato, come dire, messo in pratica in diverse occasioni. Il bene comune significa: abbiamo il lungomare che è ridotto in una condizione pietosa. Bene, organizziamoci per renderlo fruibile, per renderlo utilizzabile. Cioè, quello che è lì dove l'amministrazione non può arrivare per lungaggini, come dire, poca attenzione, barriere di qualsiasi genere, comprese anche le barriere burocratiche, probabilmente il cittadino, attraverso un uso consapevole del luogo, lo può riattivare facilmente. Cioè, ora, sinceramente, io veramente farei un grosso applauso a coloro che vivono in questa piazza, perché veramente dobbiamo ringraziarli per averla trasformata in un luogo, in un luogo dove noi, se noi adesso siamo qui, non è perché c'è la chiesa, è perché c'è la piazza è pedonale, la piazza è un luogo gradevole, è un luogo pulito. Io abito qui vicino, ogni tanto passo e vedo che c'è il cartello: per favore non buttate le cicche per strada. Dico, non è che abbiamo bisogno degli spazzini per tenere pulita la piazza, non è che abbiamo bisogno degli spazzini per tenere pulita la città, via Roma, via Errante, non è che la sporcano gli alieni, la sporcano le persone che ci passeggiano, che ci camminano, che ci vivono. Dico, piccoli segni, vabbè. Piccoli segni che fanno grande una città e una comunità. Allora, oggi siamo andati lunghi, ma penso che sia stato molto bello. È stato un momento di cultura, abbiamo approfondito lo sport, abbiamo anche approfondito qual è il nostro posizionamento, cosa distingue questa candidatura, cosa distingue questa squadra di assessori, cosa distingue questi 48 candidati dagli altri candidati, dalle altre offerte politiche. Allora, io mi unisco al tuo invito a fare veramente i complimenti a chi ha reso più bella questa città, questa piazza, e vi posso dire che in questo momento questo luogo ha un'altra similitudine, ha una similitudine con la Villa Palmeri in cui si sta svolgendo il Vinorum. Perché? Il Vinorum non è di nessuno, è di tutti, nel senso che è sicuramente di chi l'ha organizzato, ma anche di tutti i cittadini che ieri e oggi decideranno di recarsi lì, consumare dentro Termini Imerese, fare un consumo di qualità e consumare anche prodotti della nostra città e ritrovarsi.
e restare a Termini Imerese. Questo che cosa vuol dire? Non è vero che i termitani, abbiamo avuto un incontro mercoledì con i giovani, quasi tutti i giovani si riferivano ai momenti di consumo, ai momenti ludici, e lamentavano il fatto che Termini Imerese non dia risposte in tal senso. In questo momento ce n'è una di queste. Quindi non mancano le intelligenze, manca l'organizzazione, bisogna assolutamente attivarle. E quando si attivano Termini Imerese, come è successo per esempio con il Carnevale, che è stata un'edizione fortemente voluta dalla città, tutto questo viene fuori. Hai parlato di pulizia, e se parliamo di pulizia dobbiamo dire che adesso fra qualche mese dovremo avere finalmente assegnata la gara dei rifiuti, e la gara dei rifiuti urbani dovrebbe mettere in condizione Termini Imerese finalmente di avere una seria raccolta differenziata. Una seria raccolta differenziata che arriva con un ritardo enorme, dicevi bene tu Francesco, un ritardo enorme di chi non ha saputo pianificare e programmare con responsabilità all'interno di questa città e all'interno della regione. E solo la stessa persona, perché chi governa Termini Imerese o ha tenuto sotto una cappa Termini Imerese e chi ha tenuto sotto una cappa la regione Sicilia, negli ultimi due presidenti è praticamente sempre la stessa persona. Quindi stiamo facendo riferimento alle medesime responsabilità. Termini Imerese ha bisogno di riprendersi e per fare questo ha bisogno di persone assolutamente credibili, e questa è la grande differenza fra noi e gli altri. Lo so, lo dico sempre, lo dico tutte le volte. Cosa dico? Questa candidatura, Pippo Preti, non ha padrini e non ha padroni. E che cosa vuol dire? Oggi l'hai declinato molto bene tu, Francesco. Vuol dire che dietro di noi non ci sono sempre gli stessi nomi che da 25 anni tengono Termini sotto un giogo. Noi abbiamo, come nasce la candidatura Pippo Preti e come mai molte persone si sono unite a questa candidatura? È nata da solo, metà dicembre. C'era un percorso avviato con delle persone che credevano nella possibilità di cambiare la politica a Termini. Cosa succede? Succede che Pippo Preti, i suoi amici gli dicono, gli amici ovviamente, gli amici di percorso, esci Pippo, abbi coraggio, candidati a sindaco di Termini Imerese. Un gesto fortissimo. L'ho fatto in un giorno in cui il sindaco Sala si sospendeva. C'era l'autosospensione e arrivava l'avviso di garanzia alla Raggi. Mia moglie mi guarda, dice Pippo, ma siamo sicuri che stasera devi fare questa conferenza stampa? Sì, voglio farlo, perché ti prometto che possiamo anche perdere, ma non perderemo, ma non ti dovrai mai vergognare di me. Il livello di moralità sarà elevatissimo, sarà il riferimento assoluto, non ci sono relativismi. Perché ci sono delle cose, il compromesso, sono d'accordo con te, il compromesso è la cosa più alta che ci possa essere in politica, perché non la pensiamo tutti alla stessa maniera, perché serve trovare il punto di mediazione possibile, bisogna vedere se la mediazione possibile è sull'alto o sul basso, se è qualcosa che fa elevare quella comunità o serve soltanto a inciuciare per tenerla soggiogata. Questa è la grandissima differenza. Il compromesso storico è stato una delle fasi di questo paese per farlo uscire, per farlo transitare, e queste persone si mettono in bocca una parola che neanche comprendono. Questa è la verità. Detto questo, e tornando ai padrini e tornando ai padroni, allora mi candido, c'è questa conferenza stampa, ovviamente andiamo, inizia un percorso, tante persone, anche della vecchia amministrazione che io avevo attaccato in maniera frontale, dicendole, rimproverando loro l'adesione al progetto Burrafato, al progetto Lumia Burrafato. Cosa fanno? Si uniscono lo stesso e cominciano a pensare, ma forse questo è il percorso giusto per affrancare Termini Imerese. E però mi facevano sempre la stessa domanda, ma sei sicuro Pippo di essere libero? Sei sicuro che non c'è nessuno dietro di te? E io ho detto sì, perché io mi sono candidato da solo, gli altri sono stati candidati, gli altri hanno atteso che un deputato, un senatore, un ex deputato, un ex senatore, un ex segretario di partito, hanno atteso che questi gli mettessero la mano sopra la spalla, e a me la mano sopra la spalla non me la mette nessuno, non ci sarà mai un comizio in cui arriva qualcuno, mi mette la mano sulla spalla e mi dice tanto poi ci vediamo sulle nomine. 4 assessori, subito, prendere o lasciare. Vi piace questa offerta politica? Votate Pippo Preti. Non vi piace questa offerta politica? Andate dagli altri che ne nominano due perché si devono inciuciare il 12 di giugno, ma noi non glielo permetteremo. Ho deciso che da oggi sto sentendo dei segnali importanti per Termini Imerese. Vado girando per Termini, vanno girando i miei candidati per Termini, i miei assessori girano per Termini, mi danno dei segnali.
Pippo, Pippo, si parla di te, hanno capito che il cambiamento è incarnato da te, Pippo Preti incarna il cambiamento, e allora dobbiamo essere conseguenziali. Io non sono convinto che ci debba essere il ballottaggio, noi dobbiamo vincere a primo turno, abbiamo il dovere di vincere a primo turno, e finiamola di parlare di ballottaggio, non ci sarà ballottaggio perché vinciamo subito. Termini Imerese sta assolutamente comprendendo che il cambiamento passa tramite noi. Abbiamo dato tutti i segnali, stiamo parlando il giusto linguaggio, abbiamo i giusti programmi per farcela. Gli altri vanno dicendo cose simili. Ma stanno scherzando, entrano nelle case, vanno per le strade. E persone che hanno la responsabilità di avere ridotto Termini come è ridotta si presentano e dicono e si autoassolvono. No, noi non glielo consentiamo di autoassolversi, noi li inchiodiamo alle loro responsabilità, che quando non sono personali sono dei loro padrini. Abbiate dignità anche negli slogan, abbiate dignità anche nei programmi, pubblicano i programmi che sono i programmi dei sogni. Ma quando hanno avuto l'opportunità di governare facevano ben altro, sorridevano in faccia a chi parlava di turismo. Ci sono operatori turistici di Termini Imerese che si rivolgevano ad attuali candidati, questo gli sorrideva in faccia, della serie siete dei poveri illusi, io ho le chiavi del potere, lo so dove va Termini. E invece noi no. Noi diciamo delle cose e abbiamo la credibilità per attuarle. Siamo entrati nelle case. E le persone sono confuse e dicono, ma voi dite tutte le stesse cose, perché tutti i segnali, questo blocco che dura da 25 anni, io direi dal 1994 vengono eletti un senatore e un deputato, da quel giorno Termini va indietro, era già un altro deputato regionale, Franco Piro era già deputato regionale, non cambia mai niente. Io dico una cosa, è mai possibile che persone vecchie che hanno già sbagliato adesso cambino? Non è possibile, servono persone nuove per fare cose nuove, è senso comune che per cambiare e svoltare Termini Imerese si debba andare in un'altra direzione, e non si va in un'altra direzione sempre con le stesse persone. È scientificamente impossibile, è senso comune, fidatevi del vostro istinto. Ecco il perché da oggi io chiedo ai miei candidati di intensificare la propria energia verso la città, dicendo noi incarniamo il cambiamento, noi siamo il cambiamento, quello vero, quello credibile, quello fatto di persone. Noi non siamo neanche legati a un simbolo soltanto, ci siamo dotati di 3 liste perché a noi non importa da dove provengono le persone, nel senso cosa facevano 10 anni fa, 12 anni fa, se hanno militato in un partito. Esse sposano un programma, e lo hanno, i 48 candidati nostri hanno sposato un programma, ed è un programma credibile per il vero cambiamento di Termini Imerese. Torniamo a bomba su 2 cose, su 2 elementi, perché altrimenti dici Pippo fai un intervento sullo sport, fai un intervento sulla cultura e poi non parli né di sport né di cultura. Non ha senso, abbiamo gridato un pochino, adesso torniamo un attimo più caldo. Lo sport a Termini Imerese, macerie, cultura a Termini Imerese, neanche le macerie perché è assente totalmente, quindi possiamo dire che non c'è assolutamente nulla. Parliamo di sport, impianti sportivi, noi immaginiamo una gestione assolutamente trasparente degli impianti dopo averli migliorati e assolutamente assegnati in maniera orizzontale. Che vuol dire orizzontale? Vuol dire che possono essere utilizzati da più associazioni sportive che si uniscono affinché questi possano gestirli al meglio e utilizzarli per il tutto, affinché non succede che un'associazione, una società sportiva si appropri di un impianto e poi lo gestisca per sempre sentendolo assolutamente proprio. Un altro segnale di attenzione che noi daremo sullo sport, parlo di infrastruttura impiantistica, è quello in cui un progetto che riguarda il campo sportivo non debba per forza rimanere nei cassetti, ma possa evolversi e possa essere attuato. Questo è assolutamente necessario, il Comune di Termini Imerese deve dare risposte, e invece la città di Termini Imerese risposte non ne dà assolutamente. Noi cercheremo di trasformare soprattutto, ma non solo, la marina di Termini Imerese con il Parco del Mare, con quello che sono l'attuale impiantistica sportiva, nel netto miglioramento, perché siamo convinti che possa servire, congiunta con la cultura, alla creazione dell'identità del cittadino termitano. Capo d'Orlando,
Capo d'Orlando, una cittadina praticamente per dimensione identica a Termini. L'altro giorno giocava in Serie A contro il Milano. Cioè, cosa c'è? Quanto bisogna pagare in termini di marketing? Quanti articoli, quanti giornalisti, quante riviste devi pagare per poter avere il marketing di una città come la tua, che viene messa lì su tutti i giornali sportivi e diventa una città di rilievo? Questo serve imitare, non dobbiamo inventare assolutamente nulla, dobbiamo investire su alcuni sport e cercare di promuoverli al più alto livello possibile. Sulla cultura, grazie. Sulla cultura, avevamo osservato delle buone pratiche e vogliamo attuarle, e potevano farlo anche quelli di prima e non l'hanno fatto. Si mettono lì, fanno lunghe discussioni, in realtà cosa funziona è chiaro, e vi dico che cosa funziona a Termini Imerese. A Termini Imerese alcune persone in alcuni luoghi, quelli della maggiore sofferenza, mi dicono: Pippo, per favore, non parlare di lavoro. È assurdo, mi dicono non parlare di lavoro, è una parola troppo preziosa, non ci illudere. E io invece vi dico che non parlo di illusione, io sto parlando di speranza. Non ha senso eleggere un sindaco se questo non ha in testa come suo primo, primario, assoluto obiettivo la creazione di veri posti di lavoro retribuiti per la sua città. Senza la parola lavoro non ha senso promuoversi alla guida della cosa pubblica, e quindi io ne parlo. E per come si può fare? Affiancando alle attuali linee direttrici di sviluppo, che sono l'ASI e quindi chi sta facendo industria a Termini Imerese, sposando il turismo. Bisogna sposare il turismo, questo è un esempio di lavoro vero. Quello che abbiamo in questo momento alla Villa Palmeri è un esempio microscopico, se vogliamo, microscopico perché non perché non è importante, ma perché è puntuale, copre soltanto alcune giornate, lo si può ripetere. Ieri sono entrato, il presidente di un'associazione, il presidente dell'ARA, si rivolge a me come candidato sindaco e mi dice: Pippo, perché non lo facciamo tutte le settimane? Io sono convinto che regge, dice, si può fare tutte le settimane, l'avevamo proposto per la strada Verdura, ce lo chiedono, e invece assessori che si sono dimessi non si sa come, dopo aver fatto il pane e panelle della strada Verdura, fanno gli assessori per tutta l'estate ma non fanno un'organizzazione, non hanno organizzato neanche un evento, non sono credibili. Allora, se volete sapere qual è la differenza fra noi e gli altri, è la libertà. Noi non abbiamo i fili sopra, noi non siamo burattini di nessuno, non c'è il mangiafuoco che lavora con i fili e muove il candidato, questo candidato non si fa muovere da nessuno. Due, è la credibilità, perché noi abbiamo saputo fare delle scelte, non abbiamo responsabilità nello sfacelo di questa città, e siccome non abbiamo le responsabilità non ce le assumiamo, indichiamo in loro il responsabile, gli chiediamo di fare un passo indietro per il bene di Termini Imerese. Ma siccome sono arroganti, siccome sono supponenti, questo passo indietro glielo fate fare voi l'11 giugno, e da oggi non voglio più sentire delle previsioni sul ballottaggio. Abbiamo il dovere di convincere i termitani che incarniamo il cambiamento, e il cambiamento è possibile votando i 48 candidati delle tre liste di Pippo Preti e Pippo Preti come sindaco. Se trovate delle persone che sono legate a degli interessi, hanno degli amici, dei fratelli e si candidano in altre liste, io vi chiedo, scegliete il sindaco, perché da quello può cambiare Termini Imerese ed essere finalmente rilanciata. Quello che io vi chiedo è il vero cambiamento di questa città. Dio benedica Termini Imerese. Grazie a voi.